Siamo con il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari. Benvenuto qua a Montepulciano. Grazie. In questa particolare giornata dove si celebrano un po' i rapporti tra Italia e Cina. Quali sono gli attuali rapporti, anche alla luce dei fatti che stanno sconvolgendo il mondo, tra questi due paesi, Cina e Italia? I nostri rapporti continuano ad andare avanti come prima e vorrei dire, spero, più di prima. Più della guerra è stata la pandemia, ovviamente una grande difficoltà per la chiusura delle frontiere con la Cina e quindi per un'interruzione lunga dei rapporti personali, che però stanno riprendendo. L'Università per Stranieri è un luogo di incontro anche materiale, fisico, le persone entrano in contatto direttamente ed è, direi, parte della nostra missione, questa idea per cui nessuno è straniero o lo siamo tutti. E una patria mondiale, un'appartenenza comune all'umanità. Proprio nei momenti delle guerre, nei momenti tragici come questi, in cui tornano vivi i fantasmi dei nazionalismi e si comincia a parlare di nemici, proprio in un momento in cui qualcuno comincia a intravedere un mondo spaccato di nuovo in due blocchi e l'Italia e la Cina sarebbero in blocchi diversi, noi crediamo invece che le ragioni della conoscenza, che poi sono le ragioni dell'umanità, degli esseri appartenenti all'unica vera appartenenza importante, quella umana, debbano essere prevalenti. E quindi il nostro impegno anche oggi a Montepulciano, dove c'è l'archivio di Piero e di Franco Calamandrei e c'è il lavoro di Silvia, e dunque è un luogo naturale di costruzione dei rapporti fra Italia e Cina, in cui la storia dei rapporti diventa però progetto di futuro. Ecco, qua ci siamo anche noi con molto piacere. Assolutamente sì, infatti la giornata di oggi vuole appunto celebrare anche un futuro dove tutti i conflitti che stiamo assistendo in questo momento si appianano. Lei è molto legato alla figura di Calamandrei, ha anche curato uno spettacolo. Ci vuole raccontare perché è così legato alla figura di Calamandrei? Perché Calamandrei è uno dei casi più alti di impegno politico di un impolitico. Si definiva un ingenuo, era fino in fondo un professore, uno studioso, ma fino in fondo un cittadino, e la sua capacità di tenere insieme la passione per la verità ad ogni costo e nello stesso tempo il tentativo di costruire politicamente, sempre in minoranza, sempre trattato dai politici di professione appunto come un ingenuo e un impolitico, ha però lasciato l'eredità più duratura: la Costituzione, il suo spirito, lo spirito della Costituzione, il raccordo fra la Costituzione e i più giovani, la Costituzione intesa come progetto che in gran parte è ancora da applicare, da attuare. Diceva ai ragazzi: la Costituzione è una polemica contro lo stato delle cose. Ora, diciamo, noi in Italia abbiamo due possibilità: o cambiamo la Costituzione, che è così bella, e la facciamo assomigliare a un paese che non è così bello, o cambiamo il paese e lo facciamo più bello, cioè più giusto, che è quello che diceva Calamandrei. Mi pare una delle figure più straordinariamente attuali del Novecento italiano. Un'ultima domanda: cosa direbbe Calamandrei della situazione globale in questo periodo? Che la forza non è mai la strada, che la strada è il dialogo, è la composizione, è l'accordo. Direbbe che la guerra è qualcosa con cui abbiamo soltanto da rimetterci e che invece la pace va inseguita a tutti i costi, va inseguita con pazienza, con tenacia, contro ogni speranza, in nome della trattativa, in nome della composizione. Penso che direbbe questo, penso che direbbe che le ragioni dell'Ucraina sono evidenti, che Putin è un aggressore, è un invasore, che bisogna distinguere con molta attenzione fra aggredito e aggressore, e che però la soluzione per stare accanto all'aggredito non è armarlo, io credo, ma dargli invece la possibilità di liberarsi da questa aggressione. In questo la comunità internazionale dovrebbe fare la sua parte fino in fondo e non la fa. Bene, grazie mille. Grazie a lei.